fase delle consultazioni sulla gronda finisce a Bolzanetto in un mare di fischi. Il teatro Govi è pieno e non tutti riescono a entrare. Nel pubblico ci sono anche le famiglie a rischio esproprio, che hanno scoperto la notizia dai giornali. Bolzaneto è interessato da 3 di quei 5 tracciati che l'autostrada insieme al comune ha presentato, quindi la gente è più arrabbiata che da altre parti. Io sono uno dei possibili espropriati di Gemignano e guardando i miei figli che giocano fuori non voglio pensare cosa potrà succedere in futuro. Io e la mia famiglia siamo andati nel panico come la gente di Gemignano. Il dibattito è teso, i rappresentanti di Autostrade per l'Italia e Comune di Genova vengono spesso interrotti. E siamo qui per sentire, ora, se avessimo già deciso, non si capisce perché avremmo prodotto un dibattito che nessuno ha mai prodotto. Stanno crescendo. I comitati chiedono di ripartire dall'opzione zero. La gronda, dicono, non è una soluzione e rilanciano sulla strada mare la sponda destra del Polcevera e l'allungamento della metropolitana. Non vogliamo la Conad perché ha un impatto devastante sulla vallata. Non si è mai visto adesso che la gronda sia dentro la città, la fanno sempre tutti fuori la città. Come pensate di superare questo dissenso? Penso che dobbiamo cercare di continuare ad avere un confronto e di prendere atto di questa situazione. Mi pare che sia un dato da cui partire, poi decideremo. La cosa che a me ha colpito è la sofferenza vera di cui occorre tener conto.